avvenuto attraverso Cristina, quindi era un po' di tempo che non stava parlando, quindi oggi si è concretizzato prima. Quindi è un bel regalo che mi fate, spero di farlo anch'io a voi. Quindi, se... lei ha alzato prima la mano. Perché ha cominciato a scrivere poesie? Come ti chiami tu? Delia Aurora. Aurora. Ma non è che c'è un... si inizia in modo spontaneo, fin da quando avevo 15-16 anni, quindi voi avete già un grande vantaggio. Poi, dopo i 20 anni, cioè quando si inizia a essere un pochino grandi, c'era un grande studioso che diceva che chi continua dopo i 20 anni o è un cretino oppure è un poeta. Io spero di... ancora non ho capito se sono un cretino oppure un poeta. Perché non spero... Quindi è una domanda che sta proprio alla base, perché fondamentalmente poesia ha un significato, questo ve l'avranno detto, significa creazione. Io già ho letto qualche poesia vostra e da nulla voi avete creato qualcosa di nuovo. Quindi ho iniziato probabilmente per questo motivo, aver voglia di creare qualcosa. Soddisfatta o rimborsata? Poi chi è che tu hai alzato la mano o l'hai abbassata? Ah, la stessa. Vabbè, per par condicio adesso il ragazzo, perché vai tu. C'ho un po' e un po', no. Ma quando scrivi le poesie che emozioni ti sanno? Che emozioni? Ah, più che altro, ecco, magari all'inizio si può scrivere per emozioni, no? Poi però ti rendi conto che può diventare anche una specie di mestiere, perché prima nell'antica Roma, poi avete studiato storia, l'antica Roma, l'antica Grecia, no? C'erano i poeti che scrivevano proprio per lavoro. A me ancora non mi danno niente, manco un euro, però diciamo che lo scopo non è tanto quello di scrivere con emozioni, ma anche di farlo in modo strutturato, perché non è che ti devi capire soltanto tu, magari all'inizio sì, scrivi per emozioni, però poi se ti presenti al pubblico, il pubblico delle cose, considerare che dall'altra parte ci stanno anche delle altre persone, quindi scrivere delle poesie che ci abbiano una funzione, in poche parole che gli altri li riescano anche a capire, perché l'ermetismo, le cose che non si capiscono tanto non sono là il mio filone, almeno letterario. Andiamo, aspetta, guarda, facciamo così, davanti, dietro e poi in mezzo, va bene? Giù la ragazza, poi un ragazzo. Sì. Come ti chiami, scusa? Monica. Che emozioni provo quando scrivo la poesia? L'abbiamo detto, cioè comunque è un piacere, no? È come un po' il caffè, se no che piacere è, se no non le scriverei. Così come voi quando, non lo so, c'è chi gioca a pallone, chi fa danza, voi provate piacere quando le fate le cose, altrimenti non le fareste, giusto? Quindi comunque c'è un piacere proprio anche non solo mentale, ma anche fisico, perché ti senti bene quando le fai, quando le componi. Il ragazzo biondo. Allora, quante poesie ho scritto? Diciamo che si possono scrivere centinaia, migliaia di poesie. Di queste migliaia, considerate che il 90% sono, tra virgolette, stupidaggini, perché ti rendi conto che quando le leggi poi dici ma non possono essere proponibili, no? Quindi una parte, poi scegli una parte, tale da fare una raccolta e la proponi alla gente, quindi alla fine di una raccolta, di un libro, ce ne possono stare 50, 60, che sono quelle che vai a proponere, però il discorso è questo, non è necessario il numero, puoi anche scrivere 10 poesie, una poesia che resta a tutti quanti, no? Quindi l'importante non è tanto la quantità, ma è la qualità, puoi scrivere anche 1000 poesie, 1 miliardo di poesie, scrivi tutte stupidaggini, poi voi le leggete e dite ma non è che dica cose interessanti, magari ne scrivi una fatta bene, che piace a tutti, poi l'importante è quello.
fai a concentrare? Ma diciamo che è una bella domanda, è abbastanza soggettiva la cosa, cioè dipende un po' dalle persone. Ci sono delle persone che riescono a concentrarsi con un rumore oppure in ogni momento, io non sono costante, quindi dipende un po' dal momento. Non ti posso rispondere, è un po' un processo che non capisco neanche io. Cioè quando mi va mi metto anche nella confusione a scrivere, proprio perché non è un qualcosa che faccio per forza, quindi mi devo concentrare perché domani ho l'interrogazione, no? Quindi là sei obbligato. Questo è un qualcosa che non è che decidi oggi devo scrivere la poesia e scrivo la poesia. Ci possono stare anche dei mesi in cui non ti viene niente, quindi non riesci proprio a scrivere nulla. Ci possono stare altri periodi in cui sei più produttivo, scrivi di più. Ma perché sei voluto diventare un poeta? Perché sono voluto diventare un poeta? Ma non è che è una decisione che ho preso, anche perché non è che posso andare in giro a dire io sono un poeta, cioè poi alla fine io scrivo, propongo dei lavori e se piacciono questi lavori sono gli altri che iniziano a considerarti tale. Sicuramente il fatto di stare qui e stare qui un po' a rispondere alle vostre domande, a leggere i vostri testi, per me è una bella soddisfazione, significa che comunque sto verso, non che sono un po' meno cretino, quello che dicevo prima, sono un po' più poeta. Aspetta quella bambina che mi sta guardando male, ma sto scherzando. Come ti chiami? Io mi chiamo Sara. Sara. Quando scrivi una poesia, ci inserisci cose fantastiche o realistiche? Questa è una bella domanda. Voi, vi ripeto, già avete studiato che cos'è la poesia, degli elementi di metrica? Qua dipende che genere piace di più a te. Facciamo un esempio, ci sono dei poeti che scrivono in modo ermetico, cioè che non si capisce nulla, che è una corrente questa, no? È un modo di scrivere. Ce ne sono altri che sono più attinenti alla realtà. Io sono Mattia, perché scrivi testi realistici? Perché con la fantasia li puoi più sprigionare e puoi fare molte più cose, puoi scrivere così molto più bene. Sì, questa è una... Allora, ti dico, questa è una domanda, è una bella domanda che mi ha fatto anche una persona adulta e che era uno studioso, in un'altra intervista che mi avevano fatto. Cioè, io avevo presentato un lavoro con dei testi molto realistici e lui giustamente, cioè secondo lui, la poesia doveva proprio... lavorare più di fantasia. Chiaramente quello è un suo punto di vista. Io ho scritto anche dei testi che sono molto più fantastici, molto più criptici, che non si capiscono. Dipende, l'importante è la versatilità, cioè saper utilizzare bene la tecnica e il tipo di scrittura. Se puoi utilizzare una scrittura realistica è bene, però devi sapere anche utilizzare quella fantastica. Non mi piace limitarmi soltanto a una cosa nella poesia, perché poi ti limita, no? Come un po'... Francesca, alzati Francesca perché non mi sento bene. A cosa ti ispira dove scrivere la poesia di Natale? Ho saputo questa famosa poesia che a voi è piaciuta, che ho scritto quando avevo 16 anni. È piaciuta anche a... non mi sono stupito più di tanto, perché è piaciuta anche a persone molto più adulte, tra cui una molto realistica, no? Perché se voi andate a leggere, di fondo, rifacendomi un po' alla domanda di prima, di fantastico lì c'è poco, giusto? Perché arriva, dice, cioè è molto descrittiva, no? È più una descrizione. Quindi ho fatto la cosa più semplice, cioè ho guardato la realtà e l'ho rappresentata e l'ho scritta. Come fai a prendere l'ispirazione?
faccia prendere un'ispirazione. E non c'è un, ripeto, poiché non è un qualcosa che di coercitivo, cioè che mi obbligano a farla, posso stare anche un anno, due anni, senza scrivere nulla, perché magari in quel momento non ho da dire nulla. Penso che si debba scrivere quando, cioè soltanto quando uno abbia qualcosa da dire, se poi queste cose le va a proporre agli altri, altrimenti resta un diario. Allora, quello che diciamo, chi continuerà a scrivere poesie, voi non dovete guardarle come un qualcosa di riduttivo, perché molte volte uno dice vabbè, scrive poesie che magari in un altro momento vedremo anche di organizzarci. Vi volevo fare anche capire come la poesia possa essere, la poesia è la base di tutte le arti, no? Dalla poesia sono nate tutte le arti, quelli che noi chiamiamo cantanti, attori, se ci pensiamo in realtà non è che vanno a creare certe cose, sono degli esecutori, cioè dalla poesia che cosa si può fare? Si può scrivere un film, si può scrivere una sceneggiatura e poi ci sono altri che ci fanno i film. Per esempio, da una raccolta che ho fatto, poi abbiamo autoprodotto un film, quindi, oppure un audiolibro. Abbiamo fatto tanti altri lavori. Personalmente ho scritto anche un piccolo romanzo e altri racconti, però mi concentro più sull'aspetto poetico che mi dà più soddisfazione. L'ultima poesia che ho scritto qual è stata? Ma ultimamente mi incuriosiscono, poiché io mi trovo a lavorare in un ambiente di stazioni, mi piacciono molto quelle situazioni che si creano alla stazione, no? Quindi osservo, l'importante, ecco quello che vi dico, è osservare chi scrive, a prescindere possono essere poesie, canzoni, pezzi teatrali, bisogna essere degli osservatori, cioè voi dovete osservare bene la gente, quello che dice, come si muove, come si veste, quello che fa, e poi la utilizzate, io non lo so come, attraverso il vostro modo di vedere, sulla carta. Allora, diciamo che quando scrivi una poesia all'inizio avevo un approccio, cioè scrivevo una poesia di getto, brum, che non volevo neanche correggerla, nel senso, non tra l'altro, avevo gli ortografia, senza queste cose le correggevo, almeno quelle. Però evitavo di cambiare le parole, cioè davo valore a quello che mi era venuto subito in mente. Poi però ti accorgi che bisogna limare quello che fa, no? Così come se tu, non lo so, fai col DAS, vuoi utilizzare, fate una statuetta, sì, può essere bello quando è grezza, no? Però poi c'è bisogno che con il pennello magari la dipingete, gli fate gli occhi, è più bella la mia. Quindi una volta fatta bisogna tenerla un po' a bagnomaria, no? Un po' più in caldo, lasciate un paio di giorni, poi la rileggete. Dopo un paio di giorni, a me per esempio è successo di scrivere qualcosa, guarda, ho scritto una bella, dei bei pensieri, li ho riletti dopo tre giorni, tra l'altro ho detto, madonna che schifezza che ho scritto, cioè ho accartocciato e l'ho buttata, per dire, no? Quindi bisogna sempre essere critici, cioè non dire quello che scrivo io è una creazione, perché il difetto di tutti i poeti è, ma in genere di tutti gli artisti, che quello che fanno loro è il massimo, cioè la cosa che ho scritto è la più bella del mondo, non ci si mette mai bene in discussione. Quante poesie fai al giorno? Ah, hai iniziato a strappare, è meglio che le strappo. No, te l'ho detto, dipende, cioè ci possono stare dei periodi in cui non scrivo niente,
non è che ogni giorno è, quello che dici tu è giusto, perché comunque anche nello scrivere bisogna avere una disciplina, cioè bisogna imporsi, mi metto sulla scrivania e devo scrivere, perché quella è disciplina, no? Diventa un vero e proprio studio, perché poi ti dirà leggere anche le poesie degli altri, no? Vedi anche gli altri scrivono bene, non è che devi copiarle, però vedi anche gli altri come scrivono. Quindi se ci metti in questa cosa, in questo tempo, anche lo studio che fai della poesia, no? Allora sì, in teoria ogni giorno devi sfidare. Avevo visto delle manine su quel lato. Iniziamo da giù, allora andate a te. Alzati lì, che non... Vuoi un diario dove sono scritto, dove tu hai detto che c'è, che conosci un sacco di poeti. Che tu non hai un piccolo diario dove scrivi tutti i pezzi più belli, poi crei una tua poesia, modifichi questi pezzi, così può darti che ti esce bellissimo la poesia. Cioè tu dici scrivere un diario e poi da questo diario scrivere una poesia? Con tutte le immaginazioni, i pezzi più belli che hanno scritto gli altri. Ah, ma guarda, ci possono essere anche del... uno si può anche ispirare, no? Tu magari ti piace una canzone di un cantante che ha scritto tra l'altro bene, il testo vai a vedere, allora dici ma... questo mi ispira un pensiero. Nella storia è normale che chi scrive si ispira sempre a qualcosa, però bisogna capire il limite, cioè fin dove diventa copiare, fin dove poi entri tu, perché ricordiamo che poesia significa creare, quindi in teoria dovresti essere tu il creatore del tutto, ma se ti ispiri comunque anche a dei testi di poeti passati, di cantanti, di un bel film, no? Ti ispira a quel film, va bene uguale, l'importante è che si scrive, ci si allena, perché è allenamento, poi se uno ha scritto cose interessanti può decidere anche di pubblicarle, di farle leggere agli amici, alle professoresse, così via. No, è una domanda, alcune volte può essere bello quando parli dei pensieri belli, altre volte può essere anche brutto, perché comunque tu non è che parli sempre dell'allegria, del Natale, ma puoi anche parlare di situazioni un po' dolorose, no? E i testi, diciamo, più dolorosi in genere sono quelli più belli, questo storicamente, no? Cioè dove c'è il dolore, non è che voglio essere troppo pessimista, perché però in genere sono quelli più belli, cioè quelli che creano più pathos, più suspense. Allora, la ragazza, poi quando te hai scritto filastrocche, no, come? Sì. Sì, i libri diciamo li ho scritti e li ho pubblicati 4 e, insomma, per quanto riguarda le filastrocche e i racconti per bambini me l'hanno consigliato di farlo, probabilmente ci proverò, lo farò. Vai. Ma ti danno l'incarico su che lo devi scrivere? Ritorniamo un po' a quello che avevamo detto prima, no? Cioè, 3000 anni fa i poeti erano pagati dai re, dai signorotti, perché scrivessero delle poesie. Prima era un mestiere, no? Oggi è diventato un po'... però un mestiere che facevano soltanto i migliori, perché se io devo pagare una persona, no? Chiaramente deve essere la migliore. Giusto? Oggi purtroppo non funziona più così, no, purtroppo, cioè non è che uno deve, il fatto che avesse un valore economico non è un male, ok? Era soltanto per dire che prima era un mestiere di... Ma di cosa ti piace scrivere?
Non lo so, non ho... Ah, guarda, questo non te lo so dire, perché avendone scritte mi... è come se mi fossi esposto, no? Come se fossero tutte un po' mie figlie o miei figli, quindi non ho... per me sono tutte valide. Poi mi rendo conto che anche dei critici possono dire questa non va bene perché è troppo nella forma, però io le metto tutte allo stesso livello, perché ripeto, di quelle 1000-2000 che ho scritto ne ho eliminate 900 già, quindi è un processo di eliminazione che ho fatto io. Perché di uno? Abbiamo detto che un argomento può essere, allora, quella sul Natale, che cos'è in realtà? È un argomento sulla, sulla gioia, sull'allegria, però ho letto anche, mi hanno fatto anche leggere una poesia, l'altra maestra, che in realtà... Questa poesia parlava, è vero, del Natale, però parlava anche delle persone cattive, quindi dipende, cioè la poesia ti dà la possibilità di parlare di tutto. Per esempio ci stanno, a voi sicuramente piace la musica, è anche il modo di più immediato, no? Ci stanno dei cantanti che oltre a musicare bene, quindi con la musica, però dicono anche delle belle parole, no? E lì il limite tra la poesia e il testo è molto lieve, cioè si possono considerare proprio delle poesie, quelle sono dei, insomma, cantautori, infatti sono cantautori, cioè autori di canzoni. Poi ci stanno anche quelli che scrivono i testi così, riempitivi, che dicono una parola e la ripetono 300 volte in una canzone. Tu prima hai detto, no? Che nella canale si può parlare pure delle persone cattive. Facciamo un esempio, scrivere una poesia in cui metti così su due piani il Natale che passate voi dal Natale che possono passare questi bambini, no? Per esempio qua vedo il lavoro minorile, vedi che vedi. Ma chi l'ha fatto tutto quello là? Guarda che sono delle pubblicità, un po' progresso, sociali. Quindi, quando scrivete dovete scrivere nel vostro piccolo, sì, argomenti spensierati, però anche argomenti importanti, sociali, no? Per esempio, se già mettete, ecco, questo potrebbe essere un compitino, no? Cioè fare, mettere un po', parlare un po' delle persone meno fortunate con voi, quindi con l'immaginazione già lavorate, il Natale che passano loro, il Natale che passate voi. Oppure le persone cattive, tu l'hai detto, che Natale possono passare? Natale bellissimo. Quindi non ci credono proprio, quindi scriverò un testo su questa cosa. Ma come fai? Cosa sta facendo? Ma sì, la pazienza è una conseguenza, e quindi anche la concentrazione, quello che abbiamo detto prima, perché fai una cosa che ti piace, no? Se tu, non so, chi è che sa cucinare bene qua? Tutti, io. Non so proprio, non so, io ci vengo. Apriamo un ristorante. Io sono ristorante. Sapete tutti? Io sono chef francese. Oh. Allora, facciamo un esempio, siccome io non sono un buon cuoco, vi faccio un esempio, no? Una patata, lo sapete come si, visto che qua siamo una terra del buono. Oh, bravo, queste sono buonissime, però tu immagini, metti una patata bollita, no? È un conto che quando la servi, servi sta patata, la butti sul tavolo e ti ci mangia. È un altro conto che questa patata tu la prepari, quindi con pazienza, la sbucci, anche senza metterci niente, già come la tagli, la metti in un piatto in un certo modo. Quindi dai 3 minuti che ci vogliono a fare una patata, ci vogliono già 15 minuti, quindi ci vuole pazienza.
faccio di una cosa mi scrivi. Il messaggio, ecco, è una bella domanda perché in realtà io mi sono accorto che scrivo un testo, una poesia, voglio dire qualcosa, chi la legge poi in realtà ne capisce un'altra, quindi diventa, è un po' quello che dicevamo prima, cioè se tu scrivi dei testi realistici, no? Per esempio quella sul Natale, abbastanza reale, arriva dicembre, che vogliamo dire? Vogliamo interpretare, è arrivato dicembre. Però quindi meno ci si discosta diciamo dalla realtà e più si riesce a capire, però resta sempre soggettiva, è sempre soggettiva la lettura, ma non è un male perché alla fine la poesia viene fatta prima, sempre quando non eravamo neanche nati, le poesie non venivano neanche firmate. Perché questo? Perché la poesia era non del poeta, ma di chi la leggeva. Quindi non era neanche necessario firmare la poesia, sapere di chi fosse quella poesia. Perché? Perché io chi la utilizzava quella poesia è chi ne fa, diciamo, effettivamente gli serve, quindi ci sarà un. Di quelle che ho scritto io o di quelle degli altri? Ah, te l'ho detto, non sicuramente devo dire che questa di Natale, se ha ricevuto, se è piaciuta così, probabilmente è la più bella. Allora, facciamo questa cosa, dal momento che vedo che siete pronti, io sapevo che eravate pronti, quanti più o meno avete scritto un testo, l'ho scritto anch'io uno, sennò ve li non preparato e gli insegnanti mi metteranno un brutto voto. Allora io ne ho scritta una sui trattori d'Abruzzo, ve la leggo, è nuova questa, poi però dopo che l'ho letta io voi leggete, dovete leggere vostre, io non sono un attore quindi non la so leggere molto bene la poesia, però ci sono, chi è l'altro attore che vi piace di più a voi? Raubova, no? Tratturi qua e là sparsi, oramai impercettibili sul nevischio che rende questa terra simile al grande mare. Vi galleggiano zolle di ghiaccio e mi verrebbe quasi voglia di berle, con un unico respiro che a mezzodì mostra i primi segni di cedimento. Intanto pastori e pecore si rincorrono sull'erba marrone bruciata. Scorre lo sguardo sulla neve a ricoprire le mie umide palpebre. Finito. Vorrei che qualcuno leggesse Farina di a voce lei. Io vieni qua, io. Allora. Allora, come ti chiami? Mettiti qui, guarda. Chiara Massucci. Ok, Massucci. Silenzio, ragazzi. Sulle case la neve cade lentamente e poi soffice si va già dolcemente. Come una marea di piastrine si mettono vicine tutte le lucine. Quando l'albero viene addobbato, Gesù bambino viene abbracciato e da tutti i cuori buoni coccolato. La notte un uomo cecciotto viene a casa e mangia un biscotto. Gira e slitta per tutto il mondo e i campanelli fanno da sottofondo. La magia del Natale è sempre stata abissale, perché il nostro cuore spaccia ancora tanto a noi. L'uomo cicciotto mi è piaciuta. Molto brava, bravissima. Ti assumo la responsabilità, io li vorrei sentire tutti chiaramente, no, però è Monica che vuole venire, quindi Monica venire. Volontaria, passano i tutti.
Allora ragazzi, zitti, fate le persone serie, i ragazzi seri, vai. L'atmosfera del Natale. La neve cade, si posa sui prati, i bambini giocano felici con guanti berretti. Sento le loro chiacchiere squillanti, mi trasmettono gioia e serenità, si stanno divertendo. Il tempo passa in fretta, continuano a giocare fino a tarda sera. È il momento di guardare il tramonto e di tornare a casa. Qui addormentandosi si accorgeranno che è stato un giorno particolare. Bravissimo. Fabrizia. E poi leggi alta voce, devono sentire anche al commissariato della musica. Vai, devo andare la stessa schiera. Vai. Si poi è stato freddo e tutto tace. Nella notte silenziosa le stelle brillano nel cielo come sciocche lucioline. Allo scoccare della mezzanotte l'albero luce si fa più intensa, è nato Gesù. Candono ogni nana di suo bambino per farlo addormentare nella sua capanna, tra il suo papà e la sua mamma. I pastori del mio presepe, guidati dalla luce della stella, adorano il Signore, il Salvatore. Pace e gioia sono sulla terra. Brava.